Oh, spero di aver raccolto abbastanza scimmie. Sono stato anche nel rito di passaggio. Dove sono finito? Ma io posso andare qua sopra? Bah, chi se ne frega. Sono andato anche al rito di passaggio. Credo che il gioco non consentisse che io venissi qua sopra. Sono andato anche al rito di passaggio. Ho recuperato le scimmie che erano lì. Sono, boh, abbastanza sicuro che non mi basteranno. Però, detto sinceramente, non mi metto a cercare 100 scimmie. Spero che se ne facciano bene andare una trentina e basta. L'altra volta Melman, questa volta Gloria che va a parlare coi pinguini. Ehi là, spero che vi bastino queste 35 scimmie. Beh, credo di sì, perché qui è partita una rivolta. Immagino che lo sciopero delle scimmie non farà bene alle riparazioni dell'aereo. Direi di no. Non starò a raccontare troppe storie. Queste scimmie non lavoreranno e noi dobbiamo completare l'ultimo lavoro in esecuzione. In altre parole, ho bisogno di te. Di me? Perché io? L'ultima volta che ho impugnato un martello è stato per controllarmi i riflessi. Dato che secondo il mio parere sei un po' suonato, non credo che per te sarà un problema salire su quel macigno e usarlo per fare quella roba in pezzi più piccoli, facili da trasportare. Certo, come no. Inizia distruggendo tutto quello che si trova nella prima. È sostanzialmente come Katamari. Devi andare in giro a prendere tutti i rottami con calma. Solo che invece di trasportarlo a mano ci siamo sopra. È un pelo difficile perché la visuale non aiuta, ma proprio zero. Questo gioco è a livello di visuale è terribile. Cosa succede se schiaccio la scimmia? Niente, perché se ne scappa. Ok, ce ne mancano solo 10 e credo siano tutti questi. Ce ne mancano 4, 1, 2, 3 e 4. Ah beh, ce ne erano anche più pezzi di quanti servissero. Aspetta. Questo e questo qua. Quella è ruggine. Che succede se mi... Eccellente, ora passa alla zona seguente. 2, 3, 4. Cosa? Distruggi quella barriera e raggiungi la prossima zona. Vabbè, chi se ne frega, io intanto prendo i pezzi precedenti. Almeno sono due pezzi in più. In sostanza... Ok, mi hanno appena informato che quei rinoceronti non apprezzano chi distrugge le loro cose. Un suggerimento, stai lontano da quei corni. Sai che novità. In sostanza, ti serviva una palla più grande per riuscire a passare, ma se rompo questi... contano come due pezzi di rottami. Fantastico. Allora, con calma. Posso rompere anche questo? No. Ah no, posso romperlo, perfetto. Nessuno che si lamenta. Ci sei già tu, Melman, che ti lamenti. Chi vuoi altro che si lamenti? Dai, oh, perfetto. Aspetta. Ehi, stai lontano, maledetto rinoceronte. Maledetto. No! Le macchine non si distruggono! Ah, non ti conviene avvicinarti! Me ne servono altri 10! Devi vedere la faringite! Roba contagiosa! Non vedo! Sta telecamera! È terribile! Aiuto! Non riesco a completarlo! Se la telecamera continua a fare schifo! Ho già abbastanza problemi per i fatti miei! Io non riesco a completare! Aiuto, è terribile. La telecamera. Ah, vabbè, almeno c'è da dire che perlomeno non mi tolgono i pezzi ogni volta che mi colpiscono. Almeno questo. Fantastico. Vieni in questa zona. Ora macigno fino al relitto dell'aereo e avremo finito. Ah, ok, perfetto. Devo solo guidare adesso fino all'obiettivo. Benissimo. Ma poi, tutto quel casino all'inizio del gioco per rubare una macchina. Guarda qua quante ce ne sono. E io non riesco a passare perché non ho abbastanza velocità. Mi sa che ho perso un battito. Non ho abbastanza velocità per passare. Perfetto. Ecco fatto. Scimmie, spostatevi. Grazie. Oh, calma, calma, calma. Di qua. Perfetto. Uff, che virate difficili che dovevo Ricordati fare. Ricordati le mie parole, Melman.
Se mai avrò bisogno di qualcuno per schiacciare qualcosa con un enorme macigno rotolante, chiamerò saprò te. Saprò chi chiamare. Oh no, non chiamare me. Non posso sforzare ancora la schiena. Più tardi ti farò un discorsetto. Ora devo pensare a far tornare al lavoro queste scimmie. Tu continua a portarmene. Queste maledette, okay? Scimmie. Oh no, 40 scimmie, ma tu sei fuori di testa. Lo sapevo che dovevo arrivare a 40, io lo sapevo. Dunque, infine, ho raccolto la bellezza di 86 scimmie su 100. Ora, io voglio credere che il 100 delle scimmie sia il completismo totale e non il requisito fondamentale per completare il gioco, perché io giuro che spezzo il CD, clacchete clacchete, lo lancio così nello spazio e spero che un giorno non torni mai più. Tanto l'altro obiettivo era raccogliere 80 scimmie. Voglio ben sperare che mi bastino. Madonna che schivata di coccodrillo. Benissimo, torniamo dai pinguini. Guarda che bella la roccia qua sotto, che non è neanche collegata col terreno. Cazzo, un capolavoro oggi. Pinguini, sono tornato da voi. Che tra l'altro probabilmente uno degli obiettivi sarebbe anche giocare alla slot machine. No, no, non lo voglio fare, ti prego. Ehi là, sono tornato. Che succede qua? Gentil scimmie, ora che la disputa contrattuale è stata risolta e che avete il vostro nuovo contratto, mi aspetto che torniate al lavoro. Hanno un contratto migliore questa le scimmie di me. Questa è un'ottima notizia. In base al contratto, inoltre, tutti sono diventati dei supervisori. Tutti tranne Clem, ovviamente. Ma dai! Perché io no? Sono triste. Dovrai capovolgere questi pezzi dell'aereo creando delle coppie, mentre noi staremo qui a bere te e a tenerti d'occhio. No, dai, ti prego. Il memory? Dai. Rovescia i pezzi e abbinali. Io non ci credo che come minigioco hanno messo il memory. Giralo però. Dai. Ma cosa c'ho, 5 anni? Ah, adesso contro un nemico, certo. Ah, sfida. Mi dispiace, Clem, ma dato che sono uno dei tuoi 23 supervisori, devo dirti che sei stato lento. Dovrai essere più veloce per fare il lavoro di dov'è? Tutti quanti noi. Il sole. Di una bella sfida per rendere tutto più interessante. Aspetta, ecco qua. Ok. Dai! Mi ha rubato la scimmia! Mio! Bastardo! Vabbè, ho vinto io. La competitive anche sul memory. Elefante. Oh, aspetta, questo lo so. Mortino. Perfetto. Scimmia dovrebbe essere qua, perfetto. Ippopotamo, eccolo, che culo. Mio. Affanculo. Adesso aumentano, dai. Scusatemi, mi sto facendo prendere. Dai, e quando cazzo lo finisco questo? Sono troppi. Oh, eccolo. Aspetta, la scimmia era qua da qualche parte. L'ho vista qui. Oh, aspetta, questo. E questo qua. No. Eccola. Mia. Affanculo! Dov'è la foglia? Aia, bastardo! Dov'era la scimmia? L'ho vista. Scimmia. Questo. Con questo. Dov'è? Dov'è l'elefante? Aspetta. Questo va di qua. Questo l'ho preso io. Il sole. Eccolo qua. La ruota. L'abbiamo presa a metà. Mortino. Eccolo qui. Che culo. La zebra. Struzzo! Non lo so. Questo? Perfetto. Ancora? Ottima giocata, scimmiotto.
Tu, vai a trovare qualcun altro simile a lui, così potremo finalmente riparare l'aereo. No, ti prego. Il nuovo accordo con le scimmie prevede l'obbligo di aumento del personale. Devi portarmi altre scimmie, così questi quadrumeni si occuperanno del prossimo incarico. Sì, ma quante? Quante ne vuoi di scimmie?